e che quindi usciva anche con una discoteca che era anche un richiamo a livello nazionale, possiamo anche dire nazionale, già che molti artisti e cantanti, insomma, erano conosciuti internazionalmente, poi lo vedremo anche con le foto storiche che abbiamo preparato per questa mattina. E quindi qui immaginiamo che si facevano le presentazioni di Miss Italia, si faceva il concorso di Nejersey, si ballava con artisti molto importanti. E quindi per San Martino era veramente un motivo di orgoglio poter ospitare tutte queste celebrità e devo dire forse anche in maniera del tutto inconsapevole, perché quando si vivono le esperienze belle, nel momento in cui si vivono, purtroppo non si ha la portata, la conoscenza della validità e della bellezza di quanto sta accadendo. Poi a un certo punto le cose si fumano e ritorna forse un po' quel senso, quel ricordo, quella nostalgia e anche quel rimpianto. Rimpianto non è una parola che ci piace più a San Martino, non ci piace più l'idea di guardare al passato come un qualcosa che è stato e che non ritornerà, ma è nata questa corrente, io devo dire abbastanza frizzante, di riportare la cultura in tutte le sue declinazioni, ovviamente frizzante nel paese, e quindi guardare al passato come un maestro. Non più come qualcosa da guardare, ecco, così con nostalgia, ma come qualcosa da emulare e superare. Quindi riaprire la discoteca storica del Balletti è qualcosa che si va ad inserire in un connettivo che si è già creato di tante attività che sono nell'ambito della letteratura, del teatro. Pensiamo al gospel che abbiamo portato a Natale, che ha fatto oltre 600 presenze. Il piccolo centro culturale che è nato in piazza, riqualificando un angolo storico del paese, dismesso, una vecchia macelleria che era un fantasma, devo dire anche un po' in qualche maniera andava a deturpare l'angolo più bello della nostra bella piazza, invece ora è rifiorito, ristrutturato ed è addirittura la prima biblioteca di quartiere di Viterbo e tutta la provincia e che sta accogliendo tante persone che vengono a prendere libri e addirittura a portarli. Quindi c'è un interscambio culturale che nasce proprio attraverso la condivisione dei libri. Quindi ci stiamo posizionando su tanti ambiti, su tanti settori che riguardano la cultura e l'apertura della discoteca per noi, badate bene, è un'attività, è un'operazione veramente culturale e qui lo dimostra proprio Carlo Cozzi che di anni 80 se ne intende, di questa musica cult, di questo periodo che ha fatto storia, che è ancora molto presente in chi lo ha vissuto questo periodo, ma anche tra le nuove generazioni che in qualche maniera cominciano a sentire di nuovo questo ritmo, questa energia e la stanno reinterpretando ovviamente secondo la propria, diciamo, esperienza di millennium, di zoomer, eccetera. Quindi aprire la discoteca in un momento in cui San Martino è pronto a ricevere qualcosa in più, perché molte delle attività che facciamo si collocano in una nicchia, che potrebbero essere quelle letterarie, che portano comunque un pubblico culturalmente elevato, che è arrivato addirittura da Udine, qui ci sono i numeri, ci sono le prove di persone che sono venute per acrobazie letterarie da Udine o comunque un circolo culturale molto importante di filosofi, letterati, registi e drammaturghi che sono venuti da Roma e hanno stato qui diversi giorni nelle due edizioni che si sono già state di acrobazie letterarie. Ma il teatro che abbiamo trasformato in Palazzo Donna Olimpia anche in un luogo in cui si fa teatro di livello e di professionisti, trasformato in un cinema addirittura quando abbiamo fatto il documentario su San Martino e Alcimino e che ha coinvolto insomma la nostra comunità. Quindi proprio in questa fase mancava forse di colmare quella parte più ludica di intrattenimento e di svago, che però non è altro un'altra forma di costruzione delle relazioni umane, di interscambio delle energie, di voler star bene attraverso un linguaggio condiviso, quello universale appunto della musica, che crea queste bellissime sinergie e che tra l'altro mette insieme tutti i nostalgici. Claudio, raggiungici qua. Vieni, vieni, Claudio, vieni. Tutti i nostalgici in questa bellissima iniziativa di riappertura che per molti appunto io ho trovato un vecchio adesivo che aveva nel suo armadietto di casa, lo ha condiviso e lì tutti hanno cominciato a commentare. Poi successivamente era già l'idea di poter riaprire questa discoteca, ma sembrava un sogno più o meno remoto, finché si è creato a San Martino ormai da un po' di tempo una certa situazione molto frizzante dal punto di vista culturale, delle attività che si stanno svolgendo.
se vogliamo, anche attività che si sta portando avanti per un marketing territoriale che punta a far conoscere il paese per un turismo lento, anche un turismo di ritorno. San Martino nel passato, ricordiamo, negli anni 80, quello appunto di cui noi stiamo parlando, di cui abbiamo qui il nostro esperto Carlo Cozzi, era veramente il paese dove tutti venivano a respirare l'aria buona, venivano addirittura a curarsi i polmoni, avevano la seconda casa, i figli nascevano e crescevano qui con i genitori che avevano scelto San Martino come residenza estiva. No. E quindi era